Con noi proprio il mister della formazione biancazzurra, mister Locozzo. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a voi. E dunque mister, oggi arriva un punto in questa gara, è interna, almeno da calendario conosciamo la difficoltà della Cinque Frondese che non ha il cimino a disposizione. Mister, il direttore Morelli recriminava un pochino su tante azioni fallite, riconoscendo però il fatto che oggi c'era contro un avversario importante. Dal tuo punto di vista, mister, che partita è stata? Ma io credo che noi abbiamo fatto una grandissima partita, soprattutto nel primo tempo. Purtroppo avevamo 5 assenze pesantissime, tra cui 3 fuori quota, e abbiamo dovuto inventare un ragazzino che giocava per la prima volta con noi. Quindi eravamo in fortissima emergenza. Abbiamo fatto un primo tempo, credo io, strepitoso, concedendo pochissimo, concedendo forse solo un tiro da 30 metri. Dopodiché abbiamo fatto un gol di pregevolissima fattura, abbiamo creato altre occasioni, poi purtroppo sinceramente nel secondo tempo siamo calati anche fisicamente dopo il 70esimo. Loro sì, effettivamente hanno avuto qualche occasione di più, noi siamo difesi diciamo bene, anche abbiamo sbagliato su purtroppo in occasione del gol, però io ho poco da dire ai miei ragazzi che hanno fatto benissimo. Tra l'altro, mister, questo è un risultato utile che arriva dopo 3 sconfitte consecutive. Ottenerlo contro un avversario così quotato vale qualcosa in più del semplice punto in classifica? Sì, assolutamente sì, anche dal punto di vista morale ci aiuta tantissimo, perché ci permette ancora di lavorare con maggiore tranquillità, anche se sinceramente la società ci ha dato tanta tranquillità in queste settimane, un pochettino. Sinceramente ci sono state delle partite che abbiamo sbagliato completamente noi, vedi quella di domenica scorsa ad Archi, con la Palmese diciamo che non meritavamo di perdere assolutamente, però oggi sinceramente abbiamo fatto gioire la società, perché ha visto una squadra che lottava su tutti i palloni, una squadra che non ha mai mollato, una squadra che comunque ha cercato, nonostante l'avversario che punta lentamente a vincere il campionato, e quindi è arrivato diciamo a Rosarno per vincere la partita. Noi abbiamo fatto benissimo, la società si è complimentata con i ragazzi e ora tocca a noi ricostruire piano piano, riprendere le forze e continuare a fare bene. Certo, non possiamo diciamo stare con questo punticino, dobbiamo iniziare a riconquistare i 3 punti che sono di estrema importanza per noi. L'ultima battuta, si sta avvicinando il mercato, la Cinque Frondese sarà attiva per puntellare o per essere protagonista sul mercato? Noi dobbiamo essere protagonisti, perché vogliamo fare bene, vogliamo riprendere la nostra marcia. Poi è sempre il campo che decide. La prima cosa che ora che dobbiamo fare è dobbiamo iniziare a fare punti per stare tranquilli, che è quello che poi ci permetterà di lavorare casomai e guardare e comunque fare altri progetti, altri obiettivi. Però al momento dobbiamo costruire anche in modo importante per stare tranquilli. Bene, mister, grazie per essere stato con noi e buona serata.